e oggi non mi lavo, e oggi non mi lavo, e oggi non mi lavo. E oggi non mi lavo. Beh sì, proprio così, oggi non mi lavo, ho deciso questo. Beh, fuori è brutto tempo, è domenica, che cosa devo fare? Non uscirò mai. E allora resto a casa e decido di non lavarmi. Perché sì, dai, sento una scella, poi pure l'altra. Allora mi chiedo, beh, è una puzza che dopo un po' piace. E quindi sì, resto a casa, mi adagio e sì, oggi non mi lavo. Non mi lavo. Sì, fai schifo, non te se può sta vicino, cioè mi pare di sta la discarica di Porto Cervo, che cazzo. E oggi non mi lavo, 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 non mi lavo, perché non mi lavo, no, no. Cosa può succedere? Pronto? Pronto? Ah, ciao cara, come stai? Ah, tutto bene, una domenica di relax, diciamo così. Dimmi, dimmi. Ah, sei giù? Sei sotto casa? E vuoi entrare? Io te l'avevo detto, zio. Lavati che poi ti possono succedere ste cose. E mo sono sicuro che non combini niente. Amico mio, non è propriamente vero in realtà, perché il puzzo controllato, quindi non è che non te devi lavare 10 giorni, però il puzzo minimamente controllato, il puzzo maschio, come lo chiamo io, è quello alla figa piace. Quello piace alla figa, sì.